Secondo lei è possibile sconfiggere la piaga del bullismo? Le istituzioni possono aiutarci? Io penso che prima cosa deve fare la famiglia. Il primo passo è l'ambito familiare, il secondo passo è l'ambito scolastico, il terzo passo è il resto. Cioè noi abbiamo una posizione, noi quando parlo di forze dell'ordine abbiamo una posizione, diciamo, d'attesa. Stiamo cercando tantissimo di far sì che l'intervento, la crescita sia quanto più positiva e fattiva nei confronti di tutti, però la cosa più importante, ripeto, passa necessariamente ed esclusivamente da questi due momenti, la famiglia, la scuola e il resto della casa. La scuola, secondo lei, ha un ruolo importante nella lotta contro il bullismo ed ha i mezzi necessari per arginare questo fenomeno? Sì, gli studenti. Un certo strumento che gli studenti, bisogna che gli studenti prendano in mano questa situazione come altre esperienze in tutta Italia ci stanno orientando, perché si prendono cura e dei ragazzi, solitamente sono più piccoli, perché con i ragazzi del triennio abbiamo meno problemi con quelli del biennio, sarà perché crescono, sono più grandi, riescono a costruire una identità più forte, e saranno proprio i più grandi che possono aiutare i più piccoli, perché hanno maggiori capacità anche di lettura, delle grandi opportunità ma anche dei grandi pericoli che questo comporta, per cui molto semaforo verde alle rappresentanze degli studenti consapevoli del fenomeno, che sappiano organizzare momenti di incontro perché diventino in qualche modo i principali promotori, certamente aiutati dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine, consapevoli che si tratta di reato quando io uso un social per indurre sofferenza in un altro amico o amica. Però non c'è possibilità di vincere questa battaglia solo con la repressione, se non lanciamo una campagna di rivoluzione culturale vera e propria, costruita sui valori dell'amicizia e non su quelli della sopraffazione oppure della sofferenza gratuita verso l'altro, senza manco accorgercene molte volte. Perché la frase che si sente dire, beh, che male c'è, che cosa ho fatto? No, ma è lui che ha detto male la cosa. Per cui non ci accorgiamo manco della sofferenza che induciamo verso l'altro. Bene, quest'anno siamo arrivati al 22° anno in cui viene consegnata la borsa di studio Marco Mogolese. Abbiamo anche alcune particolarità, il cambio di guardia della nostra vicepreside, il nuovo questore di Taranto, dottor Stanislao Schimera, al quale va il nostro applauso e ringraziamento. Perché questa tematica? Perché legalità e bullismo è un tema ricorrente che purtroppo è nelle nostre scuole. Se vengono effettuati controlli adeguati, se c'è un sistema di sicurezza valido, il social network sarà sicuramente uno strumento valido. Se il social network invece è gestito con situazioni tali da non consentire questa tranquillità, automaticamente diventa campo di battaglia. Appunto impegnarci al massimo per farlo, perché altrimenti se non lo facciamo è impossibile diventare quel che vogliamo. Io sono Flavia De Bartolomeo, faccio parte della classe quinta D di questo liceo. Sono veramente tanto orgogliosa ed emozionata di cantare in questa importantissima occasione. Sì che si può così, ogni giorno ti ho deluso, pur di farti accorgere che da sola stavo male e volevo farmi a te. Si può volere bene anche senza dirselo, sì che si può, faccio così, grido di più, voglio che tu